Siamo all'appuntamento ormai consueto, quasi annuale, degli eventi che realizzo a Caltanissetta. Questo evento fatto in collaborazione con l'ANCE, qui c'è il presidente, il dottor Giuseppe Scalcianoce con la SIECBI, mi ha permesso di poter portare un argomento importante che riguarda le alterazioni di forma del cuore, tant'è che l'evento prende il titolo Le forme del cuore. Vogliamo affrontare tutte le metodiche cliniche e diagnostiche che portano a capire quanto questo cuore funzioni in rapporto alle anomalie strutturali che presenta. Ecco, per esempio, noi pensiamo allo sportivo, il cosiddetto cuore d'atleta, che è un cuore ipertrofico. Dobbiamo imparare a capire quando questa ipertrofia è normale e quando questa ipertrofia è anomala e fonte di malattie. Quindi abbiamo così raccolto relatori da varie parti della Sicilia e d'Italia, anche il professore Faletra da Lugano, per proprio portare e mettere insieme queste metodiche. Il dottore Scalcianoce, come presidente dell'ANCE Sicilia, ha dato un grosso contributo per la realizzazione di questo evento. Beh, il contributo è tutto del dottore Luigi Scarnato, che veramente si è adoperato tanto per la realizzazione di questo evento, così come ha fatto in passato. Quindi questo è l'ennesimo evento di elevato valore scientifico che viene organizzato e ben sostenuto dall'ANCE, che rappresenta l'Associazione Nazionale dei Cardiologi del Territorio. Quella cardiologia che si ritrova direttamente al contatto del paziente nel momento in cui il paziente che ha avuto un problema si è recato in ospedale molto spesso gli viene salvata la vita, però è nel territorio che il paziente ritorna ed è lì che ci sono i cardiologi pronti ad accoglierlo e a seguirlo nel proprio iter. Questo lavoro viene svolto non solo quindi per la prevenzione secondaria, ma anche per la prevenzione primaria, quindi notevole l'attività dei cardiologi del territorio che l'ANCE in qualche modo rappresenta. Sì, come ha detto il dottore Scalcianoce, il nostro compito è quello di accompagnare in questo lungo percorso clinico e assistenziale il nostro paziente. Sì, sono molto felice, sono molto onorato, ma più che altro sono anche molto emozionato. Sono circa 52 anni che non vengo a Caltanissetta, cioè sono venuto un paio di 17 anni fa, ma per una mezza giornata, ma è da 50 anni che non vengo più qua. Ho rivisto la casa dove sono nato ed è veramente molto emozionante. Ho rivisto tanti miei compagni di università, è veramente molto bello. Devo ringraziare Luigi per questo regalo che mi ha fatto. La radiografia tridimensionale sostanzialmente è lo studio dell'anatomia con l'ecocardiografia tridimensionale, perché si tratta di un'anatomia diversa da quella degli anatomopatologi, nel senso che il cuore è l'unico organo in movimento, quindi gli anatomopatologi non lo vedono così, lo vedono un cuore, noi li chiamiamo cadaverico, un cuore da cadavere, mentre in realtà l'anatomia funzionale o l'anatomia dinamica, come la chiamiamo noi, è qualcosa un po' di differente. Io spero di poterlo dimostrare nella mia relazione. Certamente, ma io mi occupo soprattutto di patologia strutturale, quindi in questi ultimi anni la patologia strutturale è curata con tecniche non invasive, nel senso che si può curare un'insufficienza mitralica con una clip inserita da una vena femorale, sono quelle che oramai fanno parte del mio mestiere, la maggior parte del tempo io lo passo in sala ibrida cosiddetta, dove seguo con l'ecocardiografia il lavoro dei miei colleghi, dei cardiologi interventisti. Il convegno che affronta, come dicevo, le tematiche inerenti alle anomalie di forma del cuore e come tutti gli altri convegni realizzati, in genere il target è sempre il medico di famiglia, lo specialista cardiologo. A me piace portare sempre una novità nell'ambito di questi eventi con delle figure che non fanno parte del mondo prettamente medico ed è per questo che ho avuto l'onore e il piacere di poter coinvolgere
leggere il professor De Koning, che è un esponente di fama internazionale che riguarda la osteopatia, dove affronteremo un tema che noi cardiologi ci imbattiamo quotidianamente, che è quello della fibrillazione atriale, e che lui lo svilupperà in un'ottica completamente diversa a quella a cui siamo abituati noi. Buongiorno, sono Adriano De Koning, olandese. Dopo una carriera di 40 anni nell'osteopatia, abbiamo fatto una ricerca importante all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma e siamo qua per presentare questa ricerca al convegno di Luigi. Di quello che è possibile fare nella fibrillazione atriale. La ricerca parla, diciamo, della connessione tra la zona gastrica e, diciamo, la fibrillazione atriale attraverso il sistema vagale. E questo facciamo presentazione in modo della letteratura e pratica.